Noi abbiamo capito alcune cose, le lezioni apprese, e in questo passaggio vogliamo condividere con voi quello che abbiamo capito. Quello che abbiamo capito sostanzialmente sono i quattro nuclei fondamentali tematici del modulo 6 e come questi quattro nuclei si possono mettere in fila per acquisire un metodo di valutazione nei percorsi duali. Abbiamo cercato di semplificare il più possibile attraverso questa schematizzazione. Poi da qui conseguiranno una serie di ulteriori elementi di approfondimento. Allora, la prima cosa che abbiamo capito è che per fare valutazione nel sistema duale, sia gli istituti scolastici che la parte aziendale deve rispondere ad una domanda. In parte questa domanda, i piani di studio, i riferimenti nazionali la risolvono, però noi abbiamo cercato di risolverla più nel micro dei prodotti e dei servizi su cui sono impegnati le aziende, gli istituti e gli allievi. E diciamo la domanda rispetto al primo tema, quello del flusso di lavoro, del workflow, è come le competenze lavorano insieme per la produzione di un prodotto e un servizio. La seconda domanda a cui abbiamo cercato di rispondere e che il modulo cerca di rispondere, e la cosa che noi abbiamo capito è che se tu hai una rappresentazione buona di come le diverse competenze interagiscono insieme per realizzare un prodotto o un servizio, allora da lì devi estrarre dei criteri di valutazione, cioè devi estrarre dei riferimenti che ti dicono che quel prodotto e quel servizio funziona, è fatta a regola d'arte, efficace, impatta, è fatto bene, crea soddisfazione, risolve problemi, è fluido e così via. E nei criteri c'è il vero incontro tra l'esperto e il novizio, quindi tra l'apprendente, l'apprendista, l'apprendente del duale e i suoi tutor. Ed è proprio bellissimo pensare che questa cosa qui sia un passaggio di competenza generazionale, da chi ne sa di più a chi ne sa di meno. Quindi che cosa vuol dire un lavoro fatto a regola d'arte? Quindi per fare, questo è quello che noi abbiamo capito e questa è la raccomandazione, diciamo la strategia, l'approccio, il metodo che vogliamo condividere con voi, il secondo step, la seconda area da curare in questo metodo di valutazione duale è definire dei criteri. Ora, i criteri rischiano di rimanere carta scritta, parola, se non sono trasformati in strumenti e misure di valutazione della prestazione. Noi abbiamo fatto alcuni esempi e anche in questo caso, diciamo, gli strumenti possono essere strumenti quindi strumenti di valutazione utilizzati dai tutor oppure strumenti di autovalutazione utilizzati dagli studenti. È una cosa che ci ha molto interessato, che abbiamo insomma tanto approfondito e tanto poi riproposto, soprattutto in una delle sezioni che vi ho presentato, è il portfolio o l'e-portfolio, che è previsto come una sottosezione del diario, ma che diciamo, ha un'importanza che noi riteniamo molto importante perché dà ai ragazzi la possibilità di descrivere e raccontare la propria esperienza e di farlo in un modo circostanziato. Dire quando hanno realizzato quel prodotto, quanto tempo hanno impiegato per realizzare quel prodotto o quanto tempo sono stati impegnati a realizzare quel servizio. Poi di riflettere attraverso delle domande guida sulle competenze che quell'esperienza ha sollecitato e come io, come dire, ho gestito la mia azione, la mia attività durante quell'incarico, quel compito che mi è stato assegnato. E poi, come diciamo, terzo step, come mi autovaluto rispetto a quelle competenze utilizzando una scala di valutazione. E tutto questo, diciamo, ti dà la possibilità, di riflettere sulla tua esperienza di apprendimento e di fissare alcuni elementi. Quindi tu puoi fissare un criterio, puoi fissare un tipo di lavorazione, puoi fissare una soluzione che hai trovato insieme a un tuo collega parlando con il tutor, puoi fissare il fatto che in quel passaggio lì non sei stato in grado di rispondere adeguatamente, quindi rimangono alcune conoscenze, le devi recuperare e così via. Ok.
Quindi, diciamo, la lezione appresa del modulo 6, che cosa noi abbiamo capito e quale potrebbe essere un approccio che funziona organizzandolo bene, curando bene la triangolazione di cui abbiamo parlato prima, e quindi cercando di spingere poi i percorsi di apprendimento duale verso un livello di qualità molto elevato, curando gli aspetti valutativi, è composto, diciamo, da queste quattro componenti. Grazie.